Hola chicas y bienvenidas en este nuevo video. Io sono Audrey, ormai mi conoscete, sono la ragazza riccia. Nel video precedente abbiamo parlato delle texture, quindi argomento importante per capire quali sono i prodotti che dobbiamo scegliere in base alla nostra tipologia di capelli. Prodotti per il lavaggio e lo styling. Oggi invece parliamo della porosità dei capelli. Si intende come la capacità dei nostri capelli di trattenere e assorbire acqua e sostanze. Tutti i capelli, ma soprattutto i ricci, necessitano di una costante e quotidiana idratazione. Perciò è importante capire quanto i nostri capelli trattengano i liquidi. Ci sono tre livelli di porosità: la porosità bassa, la porosità media e la porosità alta. Solitamente la porosità viene dettata dal nostro DNA, ma può essere modificata da tanti fattori, come gli agenti atmosferici, come i trattamenti chimici, come i trattamenti termici. Conoscere la nostra porosità è ancora più importante di conoscere la nostra texture. Infatti, se sappiamo qual è la nostra porosità, riusciremo anche a capire quali sono i trattamenti più adatti ai nostri capelli, e così da mantenerli sani, elastici, forti e lucenti. Come determinare la porosità dei nostri capelli? Ci sono diversi test da fare, ma a me piace il flow test, che è quello che si mette un capello in un bicchiere d'acqua. Vi spiego come funziona. Dopo lo shampoo prendete una ciocca, un capello singolo, lo sciacquate, lo mettete da parte, poi quando avete finito di farvi la doccia lo immergete in un bicchiere d'acqua. Se avete i capelli molto lunghi, tagliatelo a metà e usate la metà di quel capello. Lo lasciate in posa per 2-5 minuti e aspettate a vedere cosa succede. Lo galleggia, quindi passati 5 minuti il vostro capello è rimasto a galla, significa che avete una porosità bassa. Se invece il vostro capello è affondato, significa che avete una porosità molto alta. E quindi parliamo della porosità bassa. La porosità bassa è la categoria a cui appartengo io, quindi è un capello con una cuticola molto piatta. La cuticola sarebbe lo strato esterno di ogni singolo capello che regola l'umidità. I capelli con porosità bassa, come i miei, sono considerati capelli sani, lucenti, però respingono l'idratazione e l'umidità, che appunto hanno la cuticola. Cuticola. Passatemi il termine in spagnolo, vi prego, sto soffrendo. Il capello con porosità bassa è un capello sano e lucido, però respinge l'idratazione e la nutrizione quando si tenta di lavarlo. È un capello difficile da trattare, infatti io ho tanto lavoro da fare. È difficile perché respinge le sostanze. Sono capelli che si sporcano facilmente e creano il così chiamato build up. Sarebbe l'accumulo di prodotti nel cuoio capelluto. Si forma una specie di patina rigida di un colore giallo paglierino, ma questo succede quando non vengono lavati i capelli nella maniera corretta. Con la porosità bassa è consigliabile evitare il più possibile le proteine, proprio per non creare questo sgradevole build up. Quindi al posto di usare, non lo so, in un impacco l'uovo, potete usare l'acqua di cocco oppure l'acqua di riso. Durante gli impacchi di usare una cuffia termica, così per aiutare i capelli ad assorbire meglio il trattamento che le stiamo facendo. Adesso parliamo invece della porosità alta. La porosità alta può essere ereditata oppure può essere il risultato di trattamenti chimici. La cuticola presenta dei buchi, infatti il vostro capello è affondato. Per voi è consigliato tantissimo l'utilizzo di proteine, proprio per andare a coprire quei buchi, a riempire quei buchi. Non solo le proteine, mi raccomando anche gli oli, soprattutto gli oli. Questa tipologia di porosità, l'idratazione e la nutrizione entra ed esce nello stesso modo, non la trattiene, quindi i capelli risultano crespi. Questa tipologia di porosità necessita veramente di tante cure.
soprattutto di fare almeno una volta a settimana una tipologia di trattamento. Io vi consiglio di fare il programma trifase, ma di questo ve ne parlo in un prossimo video, e vi consiglio anche di usare prodotti densi per aiutarli a sentirsi più sani. Quindi per le ragazze che hanno i capelli tinti oppure che sono ricce e hanno lo stiraggio e vogliono recuperare i propri capelli, vi consiglio di fare tanti impacchi, ve l'ho detto anche in un video precedente, fate tanti impacchi. Ho fatto il test e quindi il vostro capello non è andato in fondo, il vostro capello non è rimasto a galla, ma il vostro capello è rimasto a metà del bicchiere, sono di nuovo qui a invidiarvi. Perché i vostri capelli sono al punto giusto. La tua è una porosità media. Che cosa vuol dire? I tuoi capelli richiedono di una media manutenzione, quindi ricevono facilmente l'idratazione, la trattengono e al momento giusto fanno uscire quello che non serve. Non è come la porosità alta che quello che entra esce o la porosità bassa che non entra niente. No, i vostri capelli consentono la giusta entrata di umidità e di idratazione ed evitano la fuoriuscita eccessiva di questi due. I vostri capelli sono facilmente gestibili e accettano molto volentieri l'henné. Infatti, i vostri capelli risultano subito sani, belli, lucenti. Possono applicare tranquillamente proteine leggere, proteine pesanti senza nessun problema. Prima di finire questo corto video, fatemi farvi una raccomandazione. Le proteine vanno usate con moderazione, massimo 2 volte al mese. 2 volte al mese, non una volta a settimana, perché poi ci potrebbe essere l'effetto contrario, quindi vi diventeranno dei capelli come la paglia. Faccio un breve riassunto. Porosità bassa, il capello è rimasto a galla, proteine con moderazione, impacchi leggeri e usate la cuffia termica per creare calore ed aiutare i capelli a ricevere i benefici del trattamento. La porosità alta invece, il capello è affondato, quindi voi avete dei buchini. Cosa dovete fare? Usare le proteine 2 volte al mese. Usare tanti oli per andare a riempire appunto quei buchini. E infine le fortunelle della porosità media. Voi potete usare quello che volete con moderazione, sempre con moderazione. La vostra cuticola è molto flessibile, quindi potete usare tranquillamente sia le proteine pesanti che le proteine leggere. Potete usare qualsiasi altro tipo di impacco, quindi se vi serve idratazione o nutrizione, potete tranquillamente usare tutti i diversi impacchi che si trovano sul web. Se volete sapere quali sono gli impacchi che uso io, scrivetemelo nei commenti. Bene ragazze, questo è tutto per oggi. Se siete nuove ragazze, iscrivetevi al canale perché io vedo molte che vedono i miei video però non si iscrivono. Perché? Perché? Perché non mi iscrivete? Dai, iscrivetevi su. Insomma, è un modo di dire mi è piaciuto, grazie per quello che fai e se lo fai ancora lo rivedrò volentieri. Quindi ragazze, mi raccomando, guardate tutti i video, mettete like, seguitemi su Instagram perché anche su Instagram metto delle cosette. Vi aspetto nel prossimo video, spero di riuscire a caricarlo il prima possibile. Les mando un beso gigante e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!